Un'ulteriore categoria di disturbi fobici sono le ossessioni compulsive. Che cosa succede? In questa tipologia di problematica fobica, in realtà è proprio chiaro come una soluzione possa diventare un problema. Ad esempio, se io ho particolare paura di avere le mani sporche, quindi di infettarmi, posso ovviare a questa situazione andando in bagno e lavandomi le mani. Quindi, di fronte a una preoccupazione, a un'ansia crescente, tolgo come soluzione quella di lavarmi le mani. Tuttavia, il problema risiede proprio nel fatto che io debba ripetere questa azione più e più volte, ovvero ogni qualvolta io ho paura di avere le mani sporche, di conseguenza vado in bagno e mi vado a lavare le mani. Quindi vedete come una soluzione che dovrebbe risolvere il problema invece complica e mantiene il problema. Difatti, in questa tipologia di problematiche è proprio il dover ripetere compulsivamente questa tipologia di azione che ci porta a creare la problematica stessa. Ci sono due casi specifici in cui noi andiamo a compiere un'azione per far sì che qualcosa possa accadere, oppure il caso in cui io compio questa azione per riparare a qualcosa che è già accaduta. Terapia strategica mira proprio a intervenire su questa ritualità, a andare a intervenire proprio sullo sblocco di questa ritualità per poter riequilibrare la persona in un'ottica di cambiamento e di miglioramento.